Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi mi vado a rifare le unghie col semipermanente. Come potete vedere ho una ricrescita paurosa. Quello che vedete qui mancante è perché stavo provando la nuova fresa, eccola qua. Non l'avevo ancora mai provata, l'ho comprata da pochissimo, tipo mi è arrivata 3 giorni fa. Infatti ho aspettato a farmi il semipermanente proprio perché aspettavo arrivasse la fresa. E niente, adesso vado a togliere tutto con la fresa e noi ci rivediamo dopo per cominciare a fare il colore. A dopo! Ok, ho finito di limare tutte le unghie, come potete vedere, le ho accorciate un bel po'. Qua se lo vedete arrossato non è una questione di limatura, ma l'altro giorno giocavo col cane e mi ha praticamente graffiata qui e mi ha fatto malissimo. Come vedete è un pochettino aperto, non è stato con la lima. Le ho accorciate un bel po' e adesso vi faccio vedere il colore che ho in mente di fare. Allora, in teoria sono 3 colori, li ho presi da poco. Sono questo giallo qui fluo. Un attimo, li apriamo così li vediamo. Li ho presi da pochissimo, cioè tipo 3 giorni. Non so se farli tutti e 3 colori oppure solo due, non so. Sono questi tre e sono questo giallo. Questo sono sicura che lo farò. Sono tutti colori neon. Questo lo farò sicuramente. E poi ci sono questi due che sono un rosa bellissimo. Rosa fluo e questo qui che dovrebbe essere una specie di arancione, eccolo qua. Sì, credo che li farò tutti e tre. Praticamente magari faccio questo, questo e questo rosa e questi due li faccio uno giallo e uno arancione. Sì, credo che farò proprio così. Ma adesso cominciamo iniziando a passare il nostro nail prep. Eccolo qua. Adesso comincio a passarlo in tutte le unghie. Comincio da questa che sarà la più dolorosa. No, invece no, perché non ci sono arrivata là. Ok. Ecco. Aspettate che metto a fuoco che non mi vedete per niente bene. Ecco qui. Ok, nail prep è passato. Come sempre farò soltanto una mano e l'altra la farò fuori camera, la farò da sola. Ok, passiamo al primer. Mamma mia, quando deve toccare le cuticole è bruttissimo. Quando... Ecco, ci sono riuscita a non farle toccare. Ok, ah, brucia tantissimo adesso. Ok, primer fatto. Un attimo che si asciuga. Vabbè, con questa fa che c'è si asciugherà in un millesimo di secondo. Adesso passiamo al blender. Facciamo lo stesso come per il primer. Au, mi brucia da morire il dito, il pollice. Ok. Fatto. Adesso passiamo alla nostra base, che ce l'ho già pronta qui. Ok, inizio a passare la base su tutte le unghie. Prima inizio dal pollice. E lo vado a mettere in lampada da solo. Ok, adesso lo vado a passare in tutte le altre unghie. Eccoci qua. L'indice. Facciamo attenzione a tutti gli angoli, mi raccomando. Mi sta bruciando da morire il dito. Pollice. Ecco. E adesso lo passo nelle altre. Così. Questi colori, prima che me lo chiediate, li ho presi da un negozio qui vicino al mio paese, diciamo. Si chiama Villaggio Mosè il paese. Da Cosmo Salon.
Loro sono rivenditori anche Mesauda, solo che però della Mesauda non avevano ormai più neon disponibili e così li ho presi di queste altre due marche. È la prima volta che li utilizzo. Speriamo vadano bene. Perché li volevo prendere da Passione Unghie, ma poi ho pensato che ci volevo un sacco per arrivare. Poi anche dovevo poi pagare la spedizione se non arrivavo un tot. Quindi mi sono detta, vabbè, ormai che ci sono, vado qui e li prendo. Un attimo che faccio il mignolo. E infatti ho deciso di prenderli qua. Invece la fresa che avete visto poco fa l'ho presa da Amazon. Mi manca soltanto da prendere, che poi io in verità, vi dico la verità, ce l'ho, solo che però mi stufa andarla a cercare, mi serve l'aspiratore di nuovo. Vado a mettere la lampada e continuiamo. Ok, appena tolte dalla lampada e sono così, adesso andiamo a prendere il nostro fucsia e per primo faccio il pollice come sempre. Speriamo che basti una sola passata, facciamo il pollice. Spero che vediate bene. Mamma mia, io adoro questi colori neon, sono bellissimi. Sono i colori estivi per eccellenza, secondo me. Ecco qui. Finalmente non vedrò più quella bruttissima ricrescita gigantesca che avevo, che faceva veramente paura. Ci sono i miei cani che appaiono, non si sa chi. Soprattutto non si sa cosa. Ok, lo chiudo, lo sposto, tolgo qui che ho fatto un pochettino di sbavatura, come potete vedere, e vado in lampada per 30 secondi. Ok, ho fatto due passate alla fine direttamente, e adesso vado a passare direttamente sul pollice l'ultra gloss, così diciamo ce lo togliamo di mezzo perché tanto non serve a niente non farlo adesso. Lo faccio subito, così almeno mi trovo avvantaggiata. Ok, vado a metterlo. Mamma, che bello questo gloss! Ok. Mi trovo sempre meglio a fare prima il pollice e poi tutti gli altri, oppure al contrario, e farlo però subito in lampada, così me lo tolgo subito di mezzo perché ho paura ogni volta di sbatterlo da qualche parte e rovinarlo, perché mi è successo un bel po' di volte in passato. Ok, adesso faccio così, tolgo l'eccesso di gloss che, come sempre, mi finisce nei bordi perché sono maldestra. E adesso vado a metterlo in lampada per 30 secondi più 5. Ok, il pollice è finito, catalizzato. Adesso andiamo a fare tutte le altre. Facciamo uguale adesso l'indice e il mignolo. Prima faccio l'indice, però, e poi faccio il mignolo. Ops, si era tolta la visualità. Un attimo. Ok. Ovviamente faccio due passate di colore, la prima più leggera e poi la seconda più con più colore. Ecco qua. E faccio uguale il nostro mignolo, faccio così per farvi vedere, ma vedo che non vedete niente. Ok, tolgo il colore e passo di nuovo il mio bastoncino d'arancio intorno qui per togliere gli eccessi. Ok, metto in lampada per 30 secondi più 5. Ok, ho cambiato di nuovo posizione così magari vedete meglio, ci sto provando in tutti i modi. Adesso vado a fare la seconda passata del nostro fucsia.
che stupendo, mamma mia, quanto è bello. Ok. Perfetto, adesso faccio lo stesso sul mignolo. Ok, sul mignolo ho smaltato un po', vado a ripassare il mio bastoncino d'arancio, così, e vado in lampada di nuovo per 30 secondi. Ok, adesso passiamo all'arancione. C'è una... Ecco, adesso passiamo all'arancione e facciamo soltanto il medio. Dai, apriti. Ecco, più che un arancione è un salmone. Facciamo il medio, bellissimo. Mamma mia, quanto è bello. Ok. E adesso faccio con il giallo l'anulare. Invece di aprire sto chiudendo la boccetta. Mamma mia, quanto è bello questo giallo fluo così. Ok, adesso facciamo soltanto l'anulare. Ovviamente faremo anche di questi due passate. Forse del giallo ne faremo anche tre. Vediamo come si comporta con la seconda passata. Adesso vediamo. Ecco qui, adesso andiamo in lampada per 30 secondi di nuovo. Ok, facciamo la seconda passata. Partiamo stavolta dal giallo che ce l'avevo più vicino. Eccolo qui. Ok, adesso facciamo l'arancione. Ok, andiamo in lampada di nuovo per 30 secondi. Ok, ho finito coi colori, adesso passo all'ultra gloss, così almeno chiudiamo questo lavoro e abbiamo finito. E fuori camera andrò a fare la mano destra. Ok. Se ne ho messo un pochino troppo. Ecco qui. Non ho voluto fare nessuna decorazione perché già i colori fluo sono abbastanza forti. Poi andarci a fare un'altra decorazione sopra, mettere delle cose. Non mi piace, sinceramente. Preferisco fare il colore semplice quando sono quelli fluo perché secondo me donano di più. Credo sia così veramente. Spero che
La pensate come me, o meglio, se non la pensate come me, fatemelo sapere nei commenti. Ok, do l'ultimo controllatino. Ok, vado in lampada per 30 secondi più 5. Ok, la mano sinistra è finita, adesso vado a farmi la mano destra e vi farò vedere il risultato finale. A dopo! Ok, eccomi qui, ho appena finito la mano destra, come potete vedere ho invertito i colori, nel medio ho messo il giallo, nell'anulare ho messo il salmone. Ecco qui, questo è il risultato finito. E niente, io spero che vi siano piaciute, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Questo giallo non mi entusiasma tantissimo, si vede sotto l'unghia, come potete vedere. Non è che sia meraviglioso, ma purtroppo è un giallo. È l'unico giallo fluo che ho trovato e l'ho preso. E niente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciatemi un mi piace e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!